Cari amici russi, sono Marco Guidarini, direttore d'orchestra. Sono qui nella mia città, a Genova. Ringrazio il pubblico dell'Istituto Italiano di Cultura di Mosca e la signora Elena Krupenina per questa opportunità che mi viene concessa di parlarvi del mio libro I racconti mozartiani, che è stato edito per la casa editrice Triquadrata su invito del dottor Mituric, Sergei Mituric. E ringrazio anche il Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale per il suo contributo concesso alla traduzione di questo libro. È un libro che ho scritto nel corso degli ultimi 2 anni, è un libro che parla di musica, di cultura e soprattutto di Mozart, che è uno degli autori più amati dal grande pubblico della musica classica e non solo. Mi trovo nel centro di Genova, nel cuore di Genova. Questa è la strada forse più nota, più bella, più prestigiosa della città. È via Garibaldi, detta anche Strada Nuova. È la strada dei musei, dei bellissimi musei genovesi e anche dei palazzi, dei rolli cosiddetti. Sono i palazzi dell'aristocrazia genovese di quando Genova era una delle più grandi città del Mediterraneo nei secoli d'oro. Oggi questa città consente di darci un'idea di che cosa è stata nel tempo, questa città meravigliosa. E proprio qui vicino, nel centro storico, è nato Niccolò Paganini, il musicista genovese per eccellenza, conosciuto nel mondo intero, il cui nome è legato naturalmente alla letteratura violinistica e a questo meraviglioso strumento. Uno dei racconti mozartiani è ambientato nella mia città, è la storia di 2 fratelli, del lutto di uno di questi fratelli, uno dei due è un direttore d'orchestra, l'altro un medico, ed è anche la storia dell'elaborazione di questo lutto in qualche modo da parte di uno dei due, nello sfondo naturalmente sempre la musica di Mozart e in particolare Don Giovanni. Il titolo di questo racconto è Veggo l'anima partir, che è proprio un verso di Da Ponte tratto dall'opera. E come altri racconti della raccolta parla anche di una città, dell'amore di alcune città che ho frequentato nel corso della mia vita, sia come musicista che come viaggiatore. Genova naturalmente è la mia città, ma il titolo del libro in italiano è Gulda in viaggio verso Praga e fa riferimento non solo a questo meraviglioso musicista che è stato uno dei più grandi pianisti del nostro secolo e anche un grandissimo jazzista che è Gulda, ma anche di una città particolarmente mozartiana come Praga. L'altra città presente nei racconti è Vienna, ma c'è anche uno spazio per Mosca in uno dei racconti, specificatamente nel racconto dedicato a Gramsci e alla sua storia d'amore tanto sfortunata. Quindi è un libro che, oltre a parlare di musica, parla di viaggio. È lui stesso un libro di viaggio, perché la raccolta mozartiana è un piccolo libro che si può portare con sé, leggerlo in pillole e all'interno di questa lettura compiere un viaggio anche in queste meravigliose città. Perché un direttore d'orchestra scrive? È una domanda che mi sono posto anch'io facendolo. E credo che su questo ne sappia di più il mio gatto di quanto non ne sappia io. In realtà il bisogno di scrivere, la scrittura, è sempre stata con me, assieme alla musica. Per me scrivere è un modo per poter entrare ancora più profondamente, persino nelle partiture che studio, per realizzare con me stesso una comprensione forse più intima rispetto a al semplice dato musicale, soprattutto quando si tratta di drammaturgia, soprattutto quando si tratta di teatro musicale. Naturalmente un autore come Mozart, da questo punto di vista, è forse, insieme a pochi altri, uno dei più ricchi dal punto di vista proprio della conoscenza dell'animo umano che si riflette nella musica del compositore. Io, a proposito di questi racconti, vorrei solo leggervi poche righe
che riguardano un po' il senso generale di come io ho pensato nel corso del tempo a questa raccolta. Ciascuno dei racconti mozartiani racchiude almeno un fotogramma, un gesto o una frase musicale che sono entrate nella mia vita e le appartengono a diverso titolo, definendola per quello che è stata fino ad oggi. La molteplicità del linguaggio mozartiano mi è sempre sembrata l'eco della vita stessa e talvolta un suo archetipo, come se l'una e l'altra fossero il riflesso di un mistero reciproco. In realtà poi ciascuno dei racconti di questa raccolta, brevi racconti, sono storie completamente immaginarie, che però fanno riferimento a qualcosa realmente accaduto, ad un dettaglio che io ho visto o che mi ha colpito nel corso, di questi anni e che in qualche modo faceva riferimento, a Mozart. Mozart per quasi ciascun musicista, potrei dire quasi tutti i musicisti classici portano con sé Mozart in una misura più o meno grande. Nel mio caso, la cosa che mi ha sempre colpito di questo autore immenso è il fatto di letteralmente di non avere età, di essere bambino e anziano nello stesso tempo, di essere saggio e folle nella stessa misura. È come se fosse una contraddizione interna al personaggio e al suo modo di intendere l'arte. Per questo il primo racconto della raccolta in italiano è Gulda in viaggio verso Praga e celebra uno dei più grandi jazzisti, oltre che pianista classico, che è appunto Friedrich Gulda. E io immagino, lo immagino viaggiare da Vienna a Praga come omaggio, forse con intenzione quasi postuma a Mozart, il giorno dopo il suo ultimo concerto. In realtà, poi il racconto di Gulda Viaggio verso Praga è in fondo ha un'intenzione di parafrasi, perché fa riferimento a questo racconto molto noto di Mörike, un racconto meraviglioso dell'Ottocento tedesco, che in italiano porta il titolo di Mozart in viaggio verso Praga. E questo racconto splendido immagina il viaggio di Mozart in carrozza il giorno precedente la prima esecuzione del Don Giovanni. Quindi in qualche modo i due racconti si riflettono l'uno nell'altro pur non avendo un rapporto diretto. Gulda viaggia in treno, a un certo punto si addormenta e sogna di un Mozart bambino con cui si trova a suonare insieme, una fantasia di Schubert, del resto. Il jazz è presente in questo racconto proprio come necessità quasi di libertà da parte di Gulda, necessità e istinto che ha avuto per tutta la sua vita, di avere accanto al suo talento di pianista classico questo bisogno di esprimersi nella libertà del jazz. Io ho sempre pensato che un compositore come Mozart oggi, se esistesse, forse avrebbe questa grande apertura di spirito e di capacità e talento che lo avrebbero messo in grado probabilmente di essere lo straordinario pianista e compositore che è stato, ma anche forse un grandissimo jazzista. Un altro degli aspetti che riguarda la costruzione di questa raccolta è che ogni racconto fa anche riferimento ad una forma musicale. Tanto quanto ho detto di questa idea di parafrasi, quasi una parafrasi, del primo racconto su Gulda, voi sapete che le parafrasi, per esempio, in musica spesso fanno riferimento a temi operistici. Nell'Ottocento c'è stata una grandissima fioritura di parafrasi pianistiche su grandi temi musicali desunti dalle opere. In questo caso si tratta di una parafrasi più letteraria, ma che ha questa assonanza con la musica. Poi il racconto seguente, che in italiano ha come titolo Carta velina, e narra un episodio che in realtà è realmente accaduto ed è la morte misteriosa
di un grandissimo calciatore, Sindelar, che è stato il capitano della nazionale austriaca negli anni fra le due guerre, dunque in pieno nazismo. In quel momento la squadra nazionale austriaca è forse la squadra calcistica più forte al mondo, insieme forse all'Italia di Vittorio Pozzo, e questo calciatore straordinario viene ritrovato cadavere nel suo appartamento a Vienna, città mozartiana per definizione, e diciamo così, il desiderio di scrivere un racconto su di lui, avevo letto casualmente che il soprannome che era stato dato a questo meraviglioso calciatore era il Mozart del calcio. Poi, leggendo di questo episodio misterioso del ritrovamento del cadavere di questo campione in circostanze molto misteriose, ho costruito un racconto che procede a ritroso, perché per così dire, il racconto inizia con il ritrovamento del cadavere e il racconto procede a ritroso, quindi cerca di ritrovare le ragioni dell'accadimento e che sono molto probabilmente nella sua opposizione al fatto che riguarda una partita della nazionale austriaca contro la nazionale tedesca in pieno periodo nazista, che avrebbe dovuto sancire l'Anschluss dell'Austria da parte degli uomini di Hitler. Questo è documentato alla realtà, al punto tale che la partita avrebbe dovuto terminare in un pareggio. In realtà, quello che accade nel secondo tempo è che la nazionale austriaca si scatena e batte 2-0 la nazionale nazista sotto gli occhi dei gerarchi. E Sindelar si rifiuta di salutare secondo il protocollo che prevedeva anche il saluto nazista alle autorità. Quindi, senza poterlo dimostrare, in realtà io collego i due avvenimenti come è facile immaginare. E il procedimento quindi di tornare a prima del presunto assassinio di Sindelar è in qualche modo una forma di ricercare, e infatti il sottotitolo musicale Ricercare, che come sapete è una forma musicale antica della tradizione strumentale italiana. La passione per il calcio è una delle altre, e dello sport in generale, una delle altre mie passioni, specificatamente per voi che sentite queste parole, vorrei solo ricordare che tra le tante cose che mi hanno appassionato di Shostakovich c'è persino questa. Credo che sappiate che una delle grandissime passioni di Shostakovich, oltre alla musica, era appunto il calcio, di cui era un grandissimo tifoso e un grande estimatore. Ci sono persino scritti di Shostakovich sul calcio, di cui è abbastanza sorprendente constatare di quanto fosse poi un eccellente intenditore. Il racconto seguente nella edizione italiana è Il Fortepiano. Il Fortepiano, anche questo, come forma, è un ricercare in tre episodi, palindromo, cioè al contrario, e narra la vicenda di un pianoforte che potrebbe aver appartenuto a Mozart, e è una piccola spy story che anche lì percorre a ritroso la storia di questo strumento, che cela un segreto all'interno, un segreto che corrisponde a delle lettere che significano qualche cosa, e un antiquario appassionato finalmente scopre il mistero di questo strumento, che è legato anche alla storia dei due figli di Mozart. Mozart ha avuto 6 figli nella sua vita, ma soltanto 2 gli sono sopravvissuti, e uno di questi, un bravissimo musicista a sua volta e grande concertista. Quindi anche questo, naturalmente, è un racconto di invenzione, ma fa riferimento preciso ad un tipo di strumento, il fortepiano, e in quel caso specifico un Baumann,
che sembra fosse la marca, dice, preferita da Mozart. Si risale nel tempo e io immagino un dialogo a distanza fra i due figli di Mozart nella memoria del padre. Poi esistono, ci sono altri due o tre racconti che invece sono dei piccoli falsi, nel senso che ricostruiscono in qualche modo, da un punto di vista diverso, l'ultima notte, l'ultima giornata, l'ultima notte di vita di Mozart, e fanno riferimento anche questo a lettere d'epoca, a situazioni molto precise che, confermate dalla moderna musicologia, ma naturalmente sono di invenzione. Io immagino in qualche modo di essere trasportato nel tempo e di vedere cosa accade negli ultimi istanti, nelle ultime ore che corrispondono alla morte di Mozart e che sono legate, come sapete, al famoso Requiem. Alcuni racconti fanno riferimento alla biografia mozartiana e, in particolare, agli ultimi istanti della vita del compositore. In qualche modo io cerco di ricostruire in modo immaginario quello che è accaduto nella notte tra il 4 e il 5 dicembre del 1791, quando Mozart ci lascia, e sono racconti che diciamo narrano dei personaggi che hanno gravitato nella vita di Amadeus nel corso di questi ultimi suoi giorni. In particolare, una delle recenti acquisizioni della musicologia ci ha fatto capire che cosa è accaduto per la vicenda del Requiem, questa partitura sublime e misteriosa che ci dice che questo grande compositore, proprio negli istanti in cui sta dando addio alla vita, scrive un Requiem che è in fondo, come diceva lui stesso, il suo Requiem. Un'altra vicenda che si incastona in uno di questi racconti, diciamo così, sugli ultimi istanti della vita di Mozart, è quello che riguarda Magdalena Pocorni. Magdalena Pocorni è una giovane pianista molto bella, allieva di Mozart, con cui Amadeus ha avuto una relazione che porta ad un destino tragico. Il marito di Magdalena si suicida e Magdalena viene sfregiata. Io ricostruisco anche lì a ritroso gli istanti in cui accade questa tragedia, dentro la tragedia della morte di Mozart, praticamente contemporaneamente, e infatti in qualche modo i racconti, questi tre racconti, hanno dei legami tra di loro. Nel caso poi invece del racconto di Fortepiano, questo è un racconto che gioca un percorso narrativo a ritroso, che trova risonanza anche nell'elemento palindromo del nome di Bach, che nella notazione classica corrisponde a quattro note del pentagramma. Bene, proprio queste quattro note consentono poi ad un antiquario di scoprire il segreto contenuto dentro lo strumento, che ci fa capire che effettivamente quello strumento è appartenuto a Mozart. Il racconto ci parla anche della storia dei due figli di Mozart che gli sono sopravvissuti, di cui uno poi è diventato un grande compositore e grande concertista, e il racconto anche lì un po' a ritroso, in maniera anche un po' onirica, mi ha fatto pensare ad una sorta di comunicazione a distanza tra questi due fratelli nella memoria di un padre così immenso. Un altro dei racconti della raccolta, che è K622, è invece una fiaba, la fiaba astronomica, e anche lì viene da una sensazione che avevo avuto una volta dirigendo il concerto per clarinetto, il famosissimo concerto per clarinetto, che ha un adagio
assolutamente meraviglioso, e non so come, ma dirigendo questo adagio avevo avuto per un istante l'immagine di un astronauta, dell'astronauta, quello del primo viaggio sulla Luna, che lasciandosi andare nel mare della tranquillità ha la sensazione di sentire una musica celeste, e questa musica celeste è proprio quella del concerto per clarinetto dell'adagio. Poi un altro dei racconti riguarda invece una pagina del Flauto Magico che si chiama I due uomini armati, e sono che sono in realtà i due guardiani di un tempio, per così dire, i due personaggi che stanno in qualche modo a guardia della soglia che conduce al tempio della saggezza. Ricordo di aver avuto questa sensazione di una sorta di déjà vu il giorno in cui vidi la fotografia di Benedetto XVI e Papa Francesco abbracciarsi quel giorno storico in cui è accaduto che Benedetto XVI, con un gesto assolutamente straordinario, di una grandissima modernità, decide di lasciare il soglio papale per così dire, per facilitare l'avvento di Francesco. Mi avevano dato l'impressione veramente di due personaggi quasi teatrali in una scena mozartiana, e per questo è venuto fuori questo racconto che narra di un episodio che in realtà è totalmente immaginato, dove io penso a Benedetto XVI nel suo appartamento in Vaticano, suonare il pianoforte, come forse sapete, Benedetto XVI è un eccellente musicista, e io immagino Papa Francesco ascoltare Benedetto XVI che suona questa pagina del Flauto Magico. Quindi poi anche fra i racconti seguenti ce n'è uno dedicato ad una personalità che si immagina essere quella di un regista, che vive ormai solo e anziano, nei ricordi, in una Venezia soffusa di calore e di ombre, che sono sia le ombre di Venezia che anche quelle probabilmente dei suoi scenari, di quando il grande regista aveva il privilegio di mettere in scena opere come Il Così fan tutte. Questo Così fan tutte è legato ad un suo ricordo personale che riguarda naturalmente una donna. È un altro tema profondamente mozartiano. In realtà poi quello che modestamente ho cercato di fare con questi racconti è di fare un omaggio al compositore che forse in assoluto più amato nella mia vita e che continua ad essere tale. Questo posto bellissimo è uno dei luoghi più cari che io ho a Genova, e da qui mi piacerebbe parlarvi del mio rapporto con il vostro straordinario paese. Ho amato la cultura russa, la letteratura, in particolare la musica, fin da quando ero molto giovane. La mia vita mi ha dato la fortuna e il privilegio di poter eseguire molta della bellissima letteratura musicale russa. Nel corso di quello che ho vissuto da molti anni, ho avuto modo di incontrare anche personalità straordinarie del mondo artistico del vostro straordinario paese. Ho in particolare due figure che mi sono state molto care e che ho avuto il grande onore di conoscere, di frequentare nel corso degli anni. Una è una figura leggendaria, che è quella di Rostropovich, che è stato uno degli idoli della mia infanzia. Da giovane violoncellista io stesso ricordo di essermi nutrito letteralmente delle esecuzioni di questo leggendario maestro nel corso dei miei studi, e quando ho avuto la possibilità di conoscerlo casualmente mi era sembrato, ricordo, come di entrare in una favola o in un film. Era accaduto molto tempo fa a Stoccolma,
Io, giovane direttore, dirigevo la mia prima produzione di Traviata al Teatro Reale e il grande Rostropovich era lì per dirigere una nuova produzione di un'opera in creazione, un'opera di Shedrin, Lolita. E ricordo molto bene il tempo che passammo insieme, quasi un mese, eravamo nello stesso hotel, lo ricordo studiare il violoncello tra le pause di una prova d'orchestra e l'altra, e quel tempo è stata un'occasione per me di conoscere non solo un artista straordinario, ma un uomo fuori dal comune. Ancora oggi misuriamo la grandezza di quest'uomo, soprattutto come figura morale, oltre che come musicista, probabilmente senza paragoni. L'altro personaggio che ho avuto modo di conoscere molto bene è un grande collega, che è Gennady Rajeshvensky. Con Gennady, conosciuto a Londra molti anni fa, anche lì da molto giovane, quando iniziavo ad accostarmi per esempio alla musica del Novecento russo, in modo particolare a Shostakovich, il fatto di conoscerlo, ricordo, mi aveva aperto degli orizzonti straordinari sul fatto di poter scambiare delle opinioni sulla musica del nostro tempo, sui protagonisti della musica russa del XX secolo, da una persona che, da un interprete che è stato forse, insieme a pochi altri, quello che è stato all'origine delle prime esecuzioni di grandi capolavori. Un aspetto della musica russa, in particolare della musica russa del Novecento, che mi ha sempre impressionato è proprio questa profonda connessione tra la poetica musicale e l'accadimento storico, l'attualità. Ho molto amato Shostakovich, Prokofiev e Stravinsky, che continuano ad essere al cuore di molte esecuzioni che vorrei continuare a dirigere nel mondo. In modo particolare credo che proprio Gennady Rajeshvensky mi abbia insegnato ad approfondire questi compositori, a comprenderli per quello che hanno significato per la vostra cultura, oltre che per la nostra e per la cultura universale. In modo particolare Shostakovich tocca profondamente il mio cuore, e ricordo in particolare un'esecuzione del concerto per violoncello con Natalia Gutman a Nizza, con l'Orchestra Filarmonica, che era la mia orchestra in quel tempo, e proprio con lei ricordo che tra una prova e l'altra sorgessero così tanti ricordi da parte sua, come se questi ricordi venissero direttamente dalla musica. Questa capacità evocativa della musica russa mi ha sempre profondamente emozionato. Per cui è stato per me un privilegio poi avere l'occasione di dirigere nel vostro paese a più occasioni. Mi è accaduto proprio nella leggendaria sala della Filarmonica di San Pietroburgo, dove ho avuto questa gioia di poter dirigere il Requiem di Verdi, e ancora più recentemente all'Hermitage, una versione in concerto della Cavalleria Rusticana di Mascagni, e poi anche a Mosca, dove ho avuto l'onore di dirigere a più riprese una produzione magnifica della Turandot di Puccini. Ho sempre trovato che sia nella musica, ma anche nella capacità emotiva delle persone di cultura slava e russa in particolare, ci siano delle profonde affinità con gran parte della cultura e della musica italiana. È sorprendente, ma esiste un linguaggio misterioso, senza parole, che lega la sensibilità di culture anche molto lontane, ed io credo che sia il caso delle nostre culture, della cultura italiana e della cultura russa. Anche la musica, in questa capacità drammaturgica straordinaria che entrambe queste musiche hanno,
io trovo dei legami molto profondi. Uno dei racconti mozartiani è ambientato a Mosca e fa riferimento ad un personaggio importantissimo della cultura italiana che è stato Antonio Gramsci. Il racconto nasce da una lettera scritta da Gramsci in prigionia, dalla prigione di Turi, dove si trova per le sue idee, per il suo pensiero politico, incarcerato dai fascisti, e scrive questa lettera bellissima alla moglie Giulia, raccontandogli una favola che vorrebbe che lei potesse leggere ai suoi due figli, Giuliano e il piccolo Delio. È una favola secondo me bellissima, breve, e io immagino che cosa Giulia possa aver provato leggendo questa lettera a distanza, con la compagnia dei due figli, di cui uno, il più giovane, Gramsci, non avrà mai la gioia di poter abbracciare. È un racconto onirico, che immagina un personaggio mozartiano apparire nella mente della giovane donna dopo che uno dei due figli ha dipinto, ha disegnato il costume di Astrifiammante, cioè la famosa Regina della Notte dell'opera Flauto Magico di Mozart. Per questo il titolo del racconto in italiano è Astrifiammante colorata. Il destino poi fa delle volte, ci dà delle sorprese. La bravissima traduttrice della versione in russo dei racconti, Natalia Osis, mi ha dato questa gioia di farmi sapere che il nipote di Gramsci, che si chiama Antonio, vive a Mosca, è un biologo, è musicista, grande appassionato di musica barocca e porta il nome del suo illustre nonno. Spero di avere il piacere e l'onore di incontrarlo la prossima volta quando verrò da voi a Mosca. Cari amici della Russia, la cartolina da Genova termina qui, davanti al Teatro Carlo Felice, teatro amatissimo da Verdi, che era solito trascorrere l'inverno in questa città. È stato un grande piacere condividere con voi questo viaggio dei miei racconti mozartiani, Mozartianskie rascasie, e da qui un saluto a voi. Da Svidania, a presto!